Ciao amici di Tariato Games, buonasera! Siamo qui pronti ad andare avanti nella nostra missione di arrivare in divisione 1 con un obiettivo ben preciso stasera. La quota è 1272. Vediamo cosa succederà. Bene, Romario Mbappé così. Allora, Romario lo metto qua. Mbappé lo metto qua. Qualche modifica alla formazione per via di alcuni giocatori che sono fuori forma, altri invece no. Mettiamo Kobel, Kobel mi dà anche carne secchi, ma Kobel leggermente di più. Il resto è tutto ok. Vasquez, sì. Kimmich in realtà... Allora, aspetta. Vasquez a sinistra? No, Vasquez a sinistra non va bene. Quindi lasciamo così l'avversario. 4-2-1-3, 2009-31, divisione 3. Andiamo al match. Dai ragazzi, dai. Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti. Per me è un onore essere qui a commentare per voi le gesta di questi eroi dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. Questa sì che è musica, amici. I tifosi non smettono di cantare un attimo ed è davvero emozionante essere qui. Si respirano passione e appartenenza. Speriamo di vederle anche in campo. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Maradona. Ecco Mbappé. Ci prova con un pallone profondo. Palla a cercare la profondità. Pallone interessante in verticale. James ha coperto un bel po' di terreno per partecipare alla manovra d'attacco. Una bella giocata nello spazio. Attenzione al tiro. Un gol capolavoro. Penso che nessun tifoso potesse aspettarsi un inizio migliore di questo. Un gol del capitano a inizio partita. È un sogno per tutti coloro che amano questi colori. E qui fanno vedere tutto. Andata bene. L'Italia ha già un gol all'attivo, sicuramente un vantaggio su cui costruire. Sono stati bravissimi a prendere subito il controllo del match. Adesso dovranno essere attenti a interpretare la gara con giudizio, perché manca ancora tanto tempo alla fine, Fabio. No, però perché in quella maniera? Prova Salah, ecco Mbappé. La calcia con forza ed evita azzardi. La dà in verticale. Messi. C'è spazio per ripartire, possono sfruttare. C'è spazio da sfruttare in verticale. Diaby! La toglie dalla porta. Rodri. Maradona. La recuperano immediatamente. C'è Messi. Cercano la ripartenza rapida, può essere veramente pericolosa. Lo supera. Centi... parata strepitosa. E come ha fatto a parare sta bomba? Mannaggia. Bisogna notare l'estremo difensore, ha letto benissimo la situazione. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali e così siamo evidentemente sull'1-0. Hanno gestito davvero male il contropiede, non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa.
Bravo Vasquez, bravo, mi sei piaciuto anche parecchio. E lo maltratta addirittura per recuperare la palla, però non c'è fallo. Gioca Cancelo. Palla in posizione interessante. Preferisce non rischiare e la butta via. De Bruyne. Romario. Velocità di reazione e manovra offensiva sventata. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Secondo me quello di Maradona era fallo, ma vabbè. Prova con una palla filtrante. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Sbattono ancora con no. La difesa. Ma non ci ha riconquistato palla. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Qui può partire il contropiede. De Bruyne. Non si può prendere da quella palla. Mbappé. Maradona. No. Deve solo prendere il tiro. Un sacco alle spalle del portiere. Non hanno male, male, male. E ora potrebbero anche completare la rimonta. Ma speriamo di no. Questo gol, Fabio, è la degna conclusione di un assist geniale. Si ricomincia da una situazione di parità. L'esito di questa gara, secondo me, sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Bravo. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. De Bruyne. Fa viaggiare il pallone in verticale. Mbappé prova a darla profonda nello spazio. Ancora 5 minuti di gioco nella prima frazione. Maradona. E con Mbappé. Mbappé. Kobel chiude la porta. Grande intervento del portiere. Il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Cerca il movimento di sua in profondità. La riceve sulla fascia. Bravi qui. Qui pallone sprecato. Va bene. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1. Uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. C'è un perfetto equilibrio. Entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Dopo 45 minuti che ci hanno regalato una rete per squadra, l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Il risultato è ancora appeso a un filo. Substitution in progress. E l'arbitro dà il via al secondo tempo. Sbaglia il passaggio mal calibrato. Rafael Leao detta lo scatto del compagno con un filtrante. Prova a superare la difesa con un filtrante. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Sembrano esserci cambi nella formazione. Quello che si appresta a tornare sul terreno di gioco sarà una squadra diversa. Questo è un buon... Ecco! E il portiere dice di no. E non servono parole per fargli capire che non si passa. De Bruyne prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. La gioca in avanti con un filtrante. Cerca la traccia in profondità. De Bruyne. Palla riconquistata immediatamente. Niente, non c'è non ci sono falli in questa partita. Va a avanzare l'azione sulla fascia. Trova un modo per passare. Maradona. Vede la porta da qui, occhio che tira. Porca miseria, porca vacca. Porca vacca. E adesso possono tornare a controllare il match. Un tiro incantevole.
che va a battezzare l'angolo e non lascia scampo al portiere. Non poteva esserci altro finale per questa conclusione da maestro. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Rimonta meritatissima, ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così, possono tornare in partita. A questo punto sarebbe inutile essere prudenti. Devono spingere. Sono d'accordo con te. Scodella in avanti. Holland intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Foden la controlla in posizione defilata. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Holland. Ecco un pallone in avanti. Sceglie di andare per vie verticali. La chiave del match è da ricercare nel possesso palla. Stanno concedendo troppo da quel punto di vista. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Intercetta il pallone, ben fatto. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. João Cancelo. L'allenatore potrebbe ricorrere alla panchina, ci sono ancora cambi a disposizione. Maradona passa il pallone, però male. Tenta di scavalcare la mediana. Rodri. Maradona prova Salah. Intervento decisivo. Va sul sicuro e l'allontana senza pensare. Rodri. Palla buttata via, peccato. Guarda, il loro atteggiamento spregiudicato è ammirevole, ma forse farebbero bene a difendere il vantaggio. Mbappé. L'Italia riconquista subito la... Ma no! Maradona. Salah arriva al pallone. Ci prova con un pallone profondo. Pallone interessante in verticale. E passa. Cerca la traccia in profondità. Intervento fondamentale. Allontana il pericolo. De Bruyne. Foden. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Cross verso Cet. Svetta di testa. E c'è gol. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. E questo è il modo giusto di sfruttare il possesso. Fai correre la palla, fai correre gli avversari dietro la palla, li stanchi e a un certo punto si... Chissà sul 3-1 all'83esimo che deve fare. Vabbè. Complimenti all'avversario. Non posso fare altro. E l'allenatore decide di ricorrere alla panchina, cambio per loro. E si riparte con due gol di vantaggio. Un doppio gol di vantaggio in questa fase dell'incontro è un bel pezzo di vittoria. Devono soltanto restare concentrati ed evitare di abbassarsi troppo. Ce l'hanno fatta! Hanno trovato un gol pesante all'ultimo respiro. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. E ora è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran finale. Adesso sono gli avversari. Holland! Grande parata dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha neutralizzato quella palla. Olavo la spacca, Fabio. Ancora una possibilità, calcio d'angolo. L'area dovrebbe essere più affollata del solito, considerato il poco tempo a disposizione. E più di così. Incornata!
occasione fallita, è stato sfortunato qui. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Allontana. Soltanto pochi secondi adesso. Una bella giocata nello spazio. È buona, si gioca. Potrebbe essere un'occasione d'oro. Sì. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte della... Data male. Un risultato che dimostra quanto nel calcio tutto possa cambiare in pochi istanti. La partita... Data male. Purtroppo. L'avversario già incontrato, mi sembra. Ostico per me, ostico. 1226, 15 punti in meno, quindi lui è, beh, 4008, 540, un giocatore tosto. E vabbè, ragazzi, servono due vittorie adesso. Un matchmaking in questi giorni davvero davvero complicato, ma vabbè. Che volime fa? Niente. Bella partita comunque. Se riuscivo a prendere il 3-3 non c'è da recriminare, perché ho avuto le occasioni, lui ce le ha avute, niente da dire. Ho fatto qualche tiro in porta più io, ma tante volte le vinco e c'ho molti meno tiri. Giusto così, niente da dire. Vediamo l'avversario di adesso. Sione 3, 7004. Vediamo. Sì, partiamo così. Avversario 3-2-2-3. Mi sembra un 3-4-1 o un 3-4. Vabbè, non importa. Ah, ok. Andiamo a provare questa cosa qui. Dai, partiamo così. Bayern never lose. Si aspetta l'avversario, si aspetta. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti.
Per me è un onore essere qui a commentare per voi le gesta di questi eroi dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. Gli oltre 75.000 tifosi della squadra più vincente di Germania aprono le braccia per accogliere i loro beniamini, chiamati a illuminare il prato dell'Allianz Arena con il loro talento. L'arbitro, ragazzi, vediamo un po'. Bayern di Monaco e Italia. Passaggio sulla destra. E trova il compagno. Preferisce il retropassaggio. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiore. Ottiene un buon calcio di punizione. Comportamenti assurdi. Lì avete visto adesso Saliba che ha fatto. Vabbè, andiamo avanti. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Rafael Leao. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Gio Cancelo. Cercano la ripartenza rapida. Può essere veramente pericoloso. Questa partita finora non si è rivelata certo avvincente. Siamo ancora un attimo. Appena iniziata. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Rafael Leao. Errore qui, pallone sprecato. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Palla a Lucas Vázquez. No, ma non c'è stato praticamente un tiro in porta. Le squadre sono piuttosto sottotono. E un attimo, un attimo. Rodri. Oggi siete il pallone morbido. Più tesi di me, Caressa e Marchegiani. È mancato quel pizzico di fortuna finale. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. C'è spazio per ripartire, possono sfruttarlo. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? La qualità tecnica e la rapidità messe in campo da João Cancelo non sono da sottovalutare. L'esterno portoghese è perfetto nei sistemi tattici più fluidi grazie alla sua capacità di accentrarsi e partecipare alla manovra offensiva garantendo creatività, inserimenti e anche rifinitura. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Compagni un po' indispettiti da questo errore, doveva fare meglio. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Cerca aiuto nella zona laterale. Prova con una palla filtrante. Lucas Vázquez dentro il pallone. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Mohamed Salah. Prova ad allargare. Prova Salah. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Rafael Leao, detta lo scatto del compagno con un filtrante. Bayern di Monaco riconquista subito la sfera. La gioca in avanti con un filtrante. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Junior Firpo. Rafael Leao. Rodri. Una bella giocata nello spazio. Diaby. Palla dentro di Diaby. Autogol, ma come ha fatto? Un errore incredibile. Succede. E qui anche sfortuna. Può succedere, però un regalo così non andrebbe fatto. È un mix di circostanze sfavorevoli in questo autogol. La partita però rimane aperta e tutta da vivere. Un evento impossibile da calcolare che però potrebbe risultare determinante. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Cercano un'azione veloce. Rafael Leao. Il risultato sbloccato quando mancava poco al riposo. E così siamo evidentemente sull'1-0.
Rodri. Decide di sfruttare la fascia. Costruiscono la manovra con sicurezza. Ruba palle in modo magistrale. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Rafael Leao, il pallone per Neymar. E l'arbitro manda tutti a prendere. Bravi ragazzi, bravi. Così il primo tempo. Prima metà di gara in archivio sul risultato di 1-0. Non un vantaggio che permetta di adagiarsi sugli allori, ma si tratta pur sempre di un gol in più degli avversari. Ancora 15 minuti di pausa prima di rivedere le squadre sul rettangolo di gioco. Abbiamo assistito a 45 minuti dal ritmo forsennato. I 22 giocatori in campo non hanno lesinato energie e spero possano ripetersi nel secondo tempo. Ci sarà da divertirsi. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico, e credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. Mi copro un po'. Substitution in progress. Ecco il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Sembrano esserci i cambi nella formazione. Quello che si appresta a tornare sul terreno di gioco sarà una squadra diversa. Questo è un buon modo per sfruttare le nuove regole sulle sostituzioni. Sulla carta cambia lo scacchiere della squadra. Va di testa! Bell'azione, peccato non siano riusciti a concretizzare. Il Bayern Monaco ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Junior Firpo. Guardiol. Rodri. La dà indietro per evitare grane. Modric riceve palla. La gioca sulla destra. Si trovano a loro agio nello stretto. Buona serie di passaggi. Un altro passaggio ben eseguito. Buona costruzione. Opportunità di ripartire. Diaby. Modric. Buona la sua progressione palla a piede. Cerca la traccia in profondità. L'Italia ha messo dentro quel pallone in più, ma non deve perdere la concentrazione. No. João Cancelo. Costa Curta. Guardiol. Modric. Siamo arrivati al 60esimo. E forse questo è il momento di cambiare qualcosa. Che ne dici, Luca? Luca non risponde. Sulla destra, Salah. Prova il tiro. Si è preso un bel rischio, ma è stato un intervento importante. È stato un intervento disperato, ma efficace. Interviene tempestivamente. Palla buttata via, peccato. Vede la partenza del compagno e prova a fare. Raffaele, gran palo! Spazia via la sfera senza tanti complimenti. C'è l'opportunità per il contropiede. Rafael Leao. Palla al centro. Svetta di testa. È riuscito a impattare il pallone, ma non è andato a segno. Hanno sviluppato bene la manovra sulla corsia esterna, ma sono arrivati al cross dal fondo troppo facilmente. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Passaggio intercettato. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Salah. Rodri. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Decide di allontanarla. Guardiol. Gioca una palla lunga. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Può arrivare un po'. Chance per tirare. Ce l'hanno fatta.
A questo punto il gol è una vera mazzata per gli avversari. Passo agile e inarrestabile, tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Qui è stato bravissimo. Stanchissimi. Una performance da goleador. La palla sembrava incollata ai suoi piedi. Non riuscivano a levargliela. Vediamo un po' De Paul laterale che non l'ho provata ancora. E Rodri. Ah no, ho fatto il cambio, va bene. Dai, Gilberto. Reggio Gilberto. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. E si riparte da un netto 2-0. Un doppio gol di vantaggio in questa fase dell'incontro è un bel pezzo di vittoria. Devono soltanto restare concentrati ed evitare di abbassarsi troppo. Ci prova con un pallone profondo. Romario ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Ah. Si fa avanti in territorio nemico. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Sbroglia evitando di farsela rubare. L'Italia ha il tempo dalla sua parte, può difendere comodamente i due gol di vantaggio. Pallone lungo in verticale. È un'occasione. Parata meravigliosa di Carne Secchi. E ha fallito una buona occasione da gol. Qui ha avuto troppa fretta, si è fatto prendere dalla tensione probabilmente. Una sfida sontuosa. Costringe l'avversario al fallo. Un'ammonizione che non sorprende più di tanto. Dai, questa ce la portiamo a casa, su. Mi sa che è finita anche prima. Sì. Bella partita comunque. È stata dura. A Capperi. Va bene. Allora, dobbiamo fare un altro. Proviamo questo avversario. Divisione 3 appena arrivato, ma è detto, può essere che... Sempre massima attenzione, massima. Ok, così le divise. Ah, Hernandez è giù. Chi mi consiglia un apposto di Hernandez? Alaba. Mettiamo Alaba, no? Non c'è nessun altro. Ok, Romario. Dentro Romario. Costa Curta, se no. Eh sì, allora mettiamo Costa Curta, dai. Alaba, che cos'è? Lo sviluppo. No. Facciamo così. Poi, in mezzo al campo, un po' Kimmich qua. E Gordon di là. Ok. 3074, 3-2. Sì, partiamo così. E poi nel secondo tempo vediamo di fare altro. Andiamo. Un
benvenuto a tutti gli amanti del calcio. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che... Appunto. Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente. E l'ha appena dimostrato. Proprio nel Romario. Vediamo cosa rigore. Dice l'arbitro. Calcio di rigore. È un momento cruciale per entrambe le squadre. È il momento più importante, forse. Ha davvero la possibilità concreta di pareggiare. Non sbaglia dal dischetto. Freddissimo. Parità. Ha trattato il rigore come una formalità. Non si è fatto emozionare né distrarre. Forse l'estremo difensore si è mosso troppo presto e lui ha capito dove piazzarla. Però davvero ben calciato. Si ricomincia da una situazione di parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. La mette in avanti. Enzo Fernandez. Può vedere la porta da lì. Scodella il cross. Grande giocata difensiva. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. Palla buttata via, peccato. Messi accelera per smarcarsi. Intervento tempestivo della difesa che evita così dei guai. Prova Salah. Pellegrini. Bravo Gordon. Gilberto Silva. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Barella. Spazza lontano. Messi. Bel passaggio. Enzo Fernandez. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. Passa il pallone, però male. Sulla destra. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. C'è la palla lunga, in avanti. Lorenzo Pellegrini. Valverde. Palla al centro. Impatta di testa. L'avevo vista super dentro, no dentro. Non siamo riusciti a concretizzare. Sono stati bravi ad allargare le maglie avversarie e arrivare al cross. Per la difesa è un chiaro campanello d'allarme, Fabio. Si allunga e trova la palla. Cerca la traccia in profondità. Occhio, può andare. Prova a tirare. E sì, Il gol d'Italia. E adesso possono tornare a controllare il match. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Precisione, potenza e tempi di esecuzione. Questa rete ha tutte le carte in regola per finire nelle classifiche dei gol dell'anno. E passano in vantaggio. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Pellegrini. Holland. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ha provato a fare tutto da solo, ma non ha tratto in inganno la difesa. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. E quello era fallo, dai! Fernandez. E sbaglia completamente il suggerimento. Attenzione, può avanzare e tirare. Va di testa. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Palla recuperata dopo averla persa, ma solo per un attimo.
Fuori gioco. Posizione irregolare però. Lucas Vázquez. Che giocata in dribbling. Traversone in aria. Casemiro. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Ha provato ad andare via in dribbling. Difensore molto attento. Intervento decisivo. Enzo Fernandez. C'è spazio per andare in contropiede. L'Italia è in vantaggio mentre si avvicina la pausa. Holland prova la giocata in occhio alla conclusione. Adesso possono ripartire in prova con una palla filtrante. Valverde ci mette lo zampino e riconquista la sfera. E sarà rimessa con le mani. La allontana senza pensarci due volte. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Ancora per lui. Vabbè. Una bella giocata nello spazio. La mette al centro. Se ne occupa l'estremo difensore. Tre minuti di descuento. L'arbitro controlla il cronometro. Potrebbero sorprendere la difesa in contropiede. Enzo Fernandez prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Valverde prova a imbeccare lo scatto sul fondo. È stato un bel primo. Che partita tosta con personalità. E adesso la partita cambia faccia. Breve pausa, si riprenderà con il secondo tempo. Non c'è analisi tecnica che tenga per riassumere questa prima frazione di gara. Sono stati 45 minuti di gioco semplicemente imperdibili. 2-1, gran bel primo tempo, 3 gol, tante emozioni e sicuramente giocatori la alti deluderà. Mi servono. Alaba CLS. Sì, va bene, a posto. Di fisicità, perché tanto passaggi alti. Si parte per la seconda frazione di gioco. Alaba si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Prova a darla profonda nello spazio. Ha preferito andare sul sicuro. Alaba. Cross di Alaba. Enzo Fernandez. Si torna in campo e con qualche volto nuovo. È chiaro che qualcosa non è piaciuto all'allenatore, forse nell'approccio dei suoi, non so. Un buon momento comunque per effettuare un cambio. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Pellegrini. Valverde. Barella cerca spazi in avanti, decide di sfruttare la fascia. Bravo Vázquez. Dalla De Paul. De Paul vede la partenza del compagno e prova a seguirlo. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Grande Alaba, che giocatore ragazzi. Avanti, indietro, ovunque, è eccezionale. Bravissimo. Qui hanno difeso benissimo in avanti, andando a recuperare una palla preziosa.
Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità. E lì hanno davvero fatto la differenza. E si riparte con due gol di vantaggio. Un gol meritatissimo, secondo me. Stanno giocando molto bene e ora questo doppio vantaggio li farà sentire ancora più sicuri. Errore qui, pallone sprecato. Alaba. Si sbarazza dell'avversario. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto. Bravo Alan Højlund. Pallone raso terra in aria. Vabbè, non importa. Enzo Fernandez. L'Italia ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. Mamma mia che gufata. Passaggio sulla destra. È un po' troppo ottimista con questo passaggio. Occasione per il contropiede. Ci prova con un pallone profondo. Prova a verticalizzare. Oh, è lungo! Si sbarazza immediatamente del pallone. Barella. Brutta palla qui nella terra di nessuno. E forse questo è il momento di cambiare qualcosa. Che ne dici, Luca? Valverde. E chi è? Chi è? E chi è? È Alaba. Bravo. Valverde. Enzo Fernandez. Palla filtrante per Salah. Occhio al tiro. Mannaggia. Occhio ragazzi, senza occhio. Però. Che giocatore. Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Occhio ragazzi, occhio. Non ci voleva questo gol, non ci voleva. È duro sto avversario, è duro, è tosto. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 9. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. El dorsal 8. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Già pregustano la rimonta. Chissà se ce la faranno. El dorsal 11. El dorsal 20. El dorsal 47. Prova Salah. El dorsal 7. Intercetta il passaggio, pericolo. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Costruiscono la manovra con sicurezza. Riesce a buttarla via. Mancano solo 10 minuti. Vede lo scatto e cerca la profondità. Lucas Vázquez dentro il pallone. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. La calcia in avanti, prova a salire. No! Salah. No. Palla oltre la linea, nessun dubbio, calcio d'angolo. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Tutto il tempo del mondo, devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Brucia l'ultimo difensore, riesce a sfondare, ci prova, va in rete. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che bravo Leao, bravo. Qui è stato bravissimo, una performance da goleador. La palla sembrava incollata ai suoi piedi, non riuscivano a levargliela. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. È fatto. Sì, direi quasi che è tutto deciso.
Rüdiger. Avrà 4 minuti di tempo. Palla a cercare la profondità. La mette in mezzo. Grande parata su una palla insidiosa. Riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via. Prova a superare la difesa con un filtrante. Respinge il tentativo dell'avversario. Pallone interessante, in verticale. Tornano subito sulla palla. Capisce tutto, interviene con sicurezza. Appoggia il pallone. Grandi ragazzi, grandissimi, grandissimi. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Ragazzi, che carica! Una rimonta. Bella, 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 bella questa partita. Complimenti all'avversario. Abbiamo visto un gran bel gioco, c'è da dire. Ok, allora. L'avversario era... Ragazzi, a domani abbiamo pareggiato sconfitte e vittorie. 7 vittorie e 7 sconfitte. 50% vittorie, 0 pareggi. A domani. Ciao!